In blu, l'economia. Eccoci, seconda parte di In blu l'economia, in regia c'è sempre Sabino D'Alessandro, cura la parte tecnica, al microfono Marco Girardo. Come vi ho annunciato, collegato con noi finalmente dopo aver incontrato tanti rappresentanti tecnici, gestori di Etica SGR, abbiamo con noi il presidente Ugo Bigeri. Buongiorno Ugo e bentrovato. Buongiorno a tutti e a tutti. Noi abbiamo fatto, diciamo, una narrazione, chiamiamola così con un termine, un parolone grosso, in questo anno e mezzo, insomma, insieme a voi di Etica SGR, per raccontare innanzitutto, insomma, quanto è stata pioniera in qualche modo la società di gestione del risparmio che lei presiede in questi anni, quando poi il tema della finanza sostenibile è diventato mainstream. Tanti vi sono andati dietro. Sono contento di incontrarla virtualmente, ovviamente, in questo periodo, e quindi anzitutto le chiedo come sta e come state voi. Ma ovviamente sto bene, ho la fortuna di abitare in campagna, quindi posso uscire, posso sopportare un po' meglio la quarantena. Etica SGR aveva già iniziato da tempo, per la conciliazione dei tempi di lavoro e del fatto che gli operatori potessero lavorare uno o due giorni alla settimana da casa. Devo dire che questa scelta, che se vogliamo potesse essere inquadrata nella una scelta di responsabilità sociale verso i lavoratori, si è rivelata anche utile all'azienda, perché in questo momento tutti i lavoratori lavorano in smart working da casa e, diciamo, tutti i sistemi erano già stati testati in precedenza, e quindi in effetti lavoriamo come prima e sicuramente con la stessa qualità. Alle volte si lavora anche più di prima, mi viene da dire, perché poi i tempi, quando si sta a casa, alle volte rischiano di essere dilatati. In effetti dobbiamo dire dobbiamo anche ragionare di aiutarli a fare attività fisica, piuttosto che, insomma, il rischio è che uno, stando a casa, lavori di più che quando viene in ufficio, ecco, perché almeno in ufficio è chiaro quando finisce l'orario di lavoro. Senta, lei, oltre ad essere il presidente di Etica SGR, è già stato tra i fondatori e presidente anche della Banca Popolare Etica, un divulgatore, insomma, ha scritto diversi libri, Il valore dei soldi, Non con i miei soldi, Sussidiario per un'educazione critica alla finanza. Di formazione è anche un fisico. Come si trova in questo periodo in cui tutti gli italiani, insomma, sono abituati a osservare curve esponenziali, andamenti lineari, siamo affezionati ai grafici pure noi, insomma? Beh, forse, diciamo, volendolo dire con un po' di leggerezza, è una cosa positiva che diciamo, cresce l'educazione, un po' di matematica, diciamo, di tutti quanti, perché alla fine effettivamente inevitabilmente ci appassioniamo, a volte si tirano anche i cosiddetti strafalcioni, però in generale le persone magari capiscono la differenza tra un grafico logaritmico e un grafico normale, e questo mi sembra già un dato positivo. Poi io sono appunto dell'idea che siano le persone che hanno le competenze scientifiche specifiche, quindi in epidemiologia, che forse sanno leggere meglio di tutti i nuovi dati, ecco. Quello delle competenze, c'è un tema che fortunatamente sarà un lascito di questa crisi, credo, immagino, perché c'è un ritorno ovviamente anche del valore della competenza, e tutto sommato, insomma, ci fidiamo sempre di più degli esperti. Questo, non avveniva in anni passati in tanti settori, non avveniva neanche nel mondo della finanza. Abbiamo assistito ultimamente a un grande ritorno, a un innamoramento in alcuni casi per la finanza sostenibile, quella gestita secondo criteri molto particolari che considerano le variabili ambientali, le variabili di governance, l'impatto delle dinamiche sociali anche sugli investimenti. Voi da questo punto di vista siete stati degli antesignani, insomma, siete partiti per primi. Quindi volevo chiederle, però, in questo contesto molto particolare in cui una crisi porta a una ridefinizione, anche una riflessione su come funzionino l'economia e la finanza, quanto può valere il fatto che voi in questo avete un'esperienza ultradecennale? Beh, conta perché oggi diciamo, è sotto gli occhi di tutti che dobbiamo occuparci non soltanto del sistema finanziario. Ora, in questo caso la crisi, che ormai è chiaro, ci sarà dal punto di vista economico e quindi finanziario, abbiamo visto come stanno andando le borse, e in questo caso, diciamo, la crisi non è nata in ambito finanziario, però diciamo, c'erano tanti indicatori che ci dicevano che poteva nascere, perché la finanza tende a trascurare la misura degli impatti sociali e ambientali. Ecco, non è una
diciamo, come sappiamo bene, come voi avete spiegato, una scelta da anime belle, ma è un lavoro professionale quello di andare a cercare di capire come misurare degli indicatori che ci dicano effettivamente quali sono le attenzioni ambientali e sociali delle società in cui magari investiamo. Ecco, è quello che anche la letteratura ha già visto, secondo me si renderà ancora di più conto nel futuro, è che quando si riesce a selezionare un universo investibile di aziende responsabili, beh, queste hanno di solito una migliore resilienza in caso di crisi. Ora, la crisi che stiamo vivendo rischia di essere molto forte, quindi sicuramente andranno in crisi anche tantissime belle aziende, però diciamo che storicamente la capacità di recupero delle aziende che hanno attenzioni sociali e ambientali è maggiore di quelle che, diciamo, puntano esclusivamente a una valutazione economico-finanziaria. E questo è un lavoro scientifico, ecco, non è un lavoro ormai solo qualitativo, ma proprio si basa su degli indicatori, su delle società internazionali che fanno ricerca, sulla ricerca che noi facciamo al nostro interno in Etica SSI. E noi avevamo difatti ospite lo scorso mese il vostro Paolo Capelli, insomma, che di queste cose se ne intende parecchio, e con lui valutavamo anche il fatto che la variabile ambientale, insomma il fenomeno a cui stiamo assistendo, qualcuno ha definito di spillover, no? Cioè, in qualche modo c'è un salto di specie di alcuni virus che da alcuni decenni si sta verificando con maggiore frequenza, proprio per l'impatto che anche la nostra civiltà ha sugli ecosistemi. In Etica SGR voi avete una metrica molto particolare che tende anche a valutare i rischi ambientali in funzione appunto dello sviluppo perché sia più sostenibile. Quanto può rappresentare questo un valore aggiunto in questo momento anche nella gestione del rischio? Guarda, sicuramente è un valore aggiunto. Ora, noi fino a un mese fa avevamo chiaro che il maggior rischio ambientale che correvamo, almeno quello su cui era focalizzata l'attenzione anche di tutti gli operatori, perché c'era una fortissima pressione dell'opinione pubblica, era il rischio diciamo sull'emergenza dei cambiamenti climatici, sul fatto che cambia il clima del paese, del mondo. Però è evidente, se andiamo a guardare gli altri tanti indicatori, penso a quello sulla biodiversità piuttosto che sulla qualità delle acque, piuttosto che appunto le attenzioni in generale agli ecosistemi, sicuramente quello che stiamo verificando, non ci sono qui facciamo diciamo delle mere ipotesi, diciamo, per fare un ragionamento insieme, però come siamo impattanti in modo ormai eccessivo sul clima, in realtà siamo anche sugli ecosistemi, sulla vita selvatica. In questi giorni, diciamo, lo vedo come segno di speranza, abbiamo visto anche animali selvatici ricomparire in città, ma non perché le città erano sporche, ma semplicemente perché lo spazio libero, no, faceva, avete visto a Firenze, c'è un tasso che è entrato, non un tasso di interesse, un tasso l'animale che è entrato in una via del centro a Firenze. Che è un bel vedere in questo senso. Questo qui però ci dà un'idea di quanto la nostra pressione, la pressione antropica, abbia costretto anche il mondo degli animali selvatici, la natura, in un angolo, e quindi questi salti di specie che si sono sempre stati, però proprio in una lottica della biodiversità, che dice che più diversità c'è, maggiore resilienza c'è, beh, noi stiamo riducendo la biodiversità, stiamo facendo una monocultura totalmente dominata dall'uomo. Ma non mi pare così illogico anche da un punto di vista di chi studia gli ecosistemi che poi ci siano questi effetti. Quindi sì, prendersi cura del pianeta in generale, non solo sui cambiamenti climatici, ma anche in particolare sulla tutela della biodiversità e degli ecosistemi, beh, sicuramente è un buon modo per se non altro, diciamo, evitare che si possa pensare che a causa di una nostra eccessiva pressione poi la natura in un certo senso si ribelli. Lo dico per i nostri ascoltatori, cioè Biggeri parla di queste cose, diciamo, in questo momento, ma lui in tempi non sospetti si occupava di gestione ambientale e sviluppo sostenibile, insomma era qualche anno fa, però già all'epoca evidentemente questo tema era all'ordine del giorno per chi sapeva vedere lontano. Io le volevo chiedere anche un commento rispetto al fatto che adesso anche molti operatori finanziari, parliamo di grandi fondi di investimento, ma parliamo anche delle banche, di operatori finanziari in generale, stanno, diciamo, guardando con maggiore attenzione a questo legame che c'è tra la gestione ambientale, ma anche le dinamiche sociali e il rendimento, quindi la possibilità di uno sviluppo più sostenibile, contemperando i vari rischi che sono insiti nell'attività finanziaria. In molti casi, è la mia impressione, però si tratta un po' di lavarsi i panni sporchi, insomma, in qualche modo qualcuno lo chiama
greenwashing, no? Questo fenomeno. Però, volendo, diciamo, dare per buono questa intenzione, volendola dare per buono, secondo lei è arrivato il momento che ci sia proprio in generale un cambio di passo rispetto a questi temi? Beh, sicuramente io darei per buona questo cambio, darei per buono senza enfatizzarlo, cioè a volte troviamo titoli che sembra che il mondo finanziario sia diventato sostenibile, quando BlackRock, che è il maggior operatore mondiale, ha fatto una dichiarazione pubblica, vuol dire, possiamo parlare, dice che vuole andare verso la sostenibilità, si dà un obiettivo del 10% sui suoi fondi, parla di qualcosa come 700 miliardi di dollari, un'enormità, solo che se giriamo la questione significa che il 90% della sua attività rimane non sostenibile, quindi evidentemente il cambio di passo ci deve essere davvero, siamo proprio all'inizio del cambio di passo, altrimenti diciamo sicuramente avremo dei miglioramenti ma non avremo il cambiamento che vogliamo avere, quindi io spero che siamo a un cambio di passo e da questo punto di vista forse la scoppiata Fridays for Future, i giovani che ci chiedono di cambiare per il clima, come anche tutti gli appelli che in questo senso ha già fatto anche per esempio la Chiesa Cattolica, che si unisce a questa paura di una natura che si ribella contro di noi, forse ci può aiutare a farlo davvero questo cambio di passo e quindi non a limitarsi che il 10% sia sostenibile, ma cercare di essere coerentemente totalmente sostenibile. In questo ci vorrebbe un aiuto da parte del regolatore, perché non possiamo lasciare tutto questo alla sola volontarietà dei cittadini o degli operatori finanziari. In un certo senso dobbiamo, più che premiare, direi disincentivare i comportamenti negativi. Stiamo conversando con il presidente di Etica SGR. Resti con noi, Biggeri, restate con noi in ascolto. Facciamo una breve pausa ascoltandoci le note di One Republic. Ugo Biggeri, presidente di Etica SGR, ricordava poco fa i Fridays for Future, che sono questo grande movimento in cui la domanda mondiale, soprattutto dei giovani, può orientare in qualche modo l'offerta. Aggiungo anche i Saturdays for Future che abbiamo lanciato sulle pagine di Avvenire insieme all'ASVIS Enrico Giovannini, insieme a Next Nuova Economia con Leonardo Becchetti, che ha, diciamo, lo stesso scopo, quello di rendere il consumo critico, quello di rendere, diciamo, la cittadinanza attiva e la cittadinanza consapevole, quindi il consumo consapevole, un attore di cambiamento, un attore, un soggetto di cambiamento e di sviluppo. In tal senso, Biggeri, diciamo, voi vi siete sempre rivolti tradizionalmente al pubblico retail, però avete iniziato anche a lanciare dei comparti dei vostri fondi rivolti agli investitori istituzionali, perché mi sembra di capire che un grande passo in avanti anche del sistema finanziario in un ottica di sostenibilità non possa prescindere dal coinvolgimento dei grandi investitori istituzionali. Beh, sicuramente, guardi, storicamente i cambiamenti interessanti verso l'economia responsabile sono sempre partiti da un impegno di singoli cittadini, a volte anche un po' bistrattati perché magari avevano delle idee che sembravano troppo fuori contesto. In realtà, appunto, si pensi all'agricoltura biologica, al turismo responsabile, al commercio ecosolidale, alla stessa finanza etica, sono stati i cittadini che per primi, con le loro risorse, con il loro tempo, talvolta con il loro volontariato, hanno costruito, diciamo, dei sistemi, delle attenzioni economiche che poi sono dimostrate efficaci, che funzionano. Ecco, la stessa cosa succede con la finanza etica, quindi non è un caso che diciamo, anche la nascita di Etica SGR 20 anni fa sia stata accolta soprattutto dai cittadini che, potendo impegnare risorse proprie senza dover renderli conto a un'istituzione o degli azionisti, potevano fare delle scelte diciamo anche più dettate dai propri ideali. Poi per fortuna le buone pratiche di economia responsabile, di economia civile, se funzionano vengono considerate dalle istituzionali, quindi sì, siamo al momento in cui sarebbe opportuno che i fondi pensioni piuttosto che i fondi delle istituzioni di tutti i tipi, religiosi e non ponessero grande attenzione al loro impatto sociale e ambientale. Bisogna ricordare anche l'impatto sociale, perché rischiamo sempre di enfatizzare l'aspetto ambientale. L'aspetto ambientale ha il vantaggio che almeno sull'emergenza climatica i numeri sono chiari, noi dobbiamo ridurre del 50% le nostre emissioni. Il settore finanziario è un settore in cui le emissioni sono molto molto alte, cioè bastano poche migliaia di euro investite per fare probabilmente l'emissione che noi facciamo in un anno come persone, poche decine di migliaia di euro. Quindi porre un'attenzione sul mercato finanziario è un modo efficace
per diciamo ridurre ad esempio la pressione sui cambiamenti climatici o comunque fare la nostra parte. Ecco, in questo sicuramente è fondamentale l'attenzione crescente da parte degli istituzionali, non solo abbiamo fatto dei fondi, abbiamo fatto anche una SICAV lussemburghese che ha proprio lo scopo di aiutare gli investitori istituzionali che per motivi di semplificata gestione, non altro, preferiscono spesso delle SICAV di diritto lussemburghese. Ecco, lei ricordava ovviamente l'impegno anche della Chiesa Cattolica e degli enti religiosi in generale, quindi ci mi permette di rammentare i nostri ascoltatori, ne abbiamo parlato spesso, la grande campagna per il disinvestimento dalle fonti fossili, il divestment. Ci deve essere poi un grande appuntamento in questo periodo, l'Economy of Francesco, in cui ad Assisi qualche giorno fa sarebbero dovuti incontrare 3.000 giovani ricercatori, economisti, change makers da tutto il mondo, proprio per discutere di questi temi. È stato rimandato all'autunno, come tantissimi appuntamenti che dovevano svolgersi in questo periodo in Italia ma anche all'estero, quindi avremo modo di riparlarne. Un'ultima domanda, Vigeri, prima di salutarla e di ringraziarla per essere stata con noi. Lei crede che in qualche modo da questa crisi, guardandola secondo l'ideogramma cinese, possa nascere anche un'opportunità? Ma sicuramente, intanto mi fa piacere dire che anche Banca Etica e SGR sono stati coinvolti in The Economy a Francesco, ma l'opportunità che possiamo cogliere forse è proprio quella di cominciare ad accettare un po' i limiti della natura. Ecco, noi la cultura del limite ci è estranea, abbiamo, come a volte dice anche il nostro Papa, una cultura dello scarto, è un'idea che non basta mai, che non ci sia il quanto basta come nelle ricette delle nonne, diciamo. Ecco, io spero che impariamo che forse ogni tanto può bastare anche un po' meno, ecco, e quindi una cultura del limite che presuppone di limitare ad esempio le potenzialità di guadagno a fronte invece di aumentare le possibilità che il pianeta e le persone stiano meglio su questa terra. Credo che questa sarebbe l'opportunità più bella da accogliere da questa esperienza. E con questo messaggio ringraziamo Ugo Bigeri, presidente di Etica e SGR, per essere stato con noi. Grazie a tutti e a tutti. Ringrazio anche Savino D'Alessandro che ha curato la parte tecnica di questa puntata. Vi lascio solo la mail in cui inviare le vostre domande, perché sapete che poi lo utilizziamo per conversare con gli ospiti che di volta in volta ci raggiungono nella trasmissione. m.girardo@avvenire.it. Ricordo anche che questa trasmissione è realizzata con il supporto tecnico della redazione Economia del quotidiano Avvenire. Buona settimana a tutti. I contenuti della trasmissione svolgono una funzione puramente informativa e non rappresentano in alcun modo un'offerta, né un invito all'offerta, né una sollecitazione di vendita o di acquisto di prodotti finanziari.